vediamo le energie. E la prima domanda, visto che vogliamo chiedere alle carte cosa accadrà. Prima in prospettiva molto lontana, quindi da qui a tempo non definito, ed è la prospettiva karmica. E nello specifico da qui ai prossimi 2 mesi. Perfetto. Quindi, prospettiva karmica. Che cosa accadrà tra te e lui? Le metto al dritto, ma le interpreto comunque per come si danno. Cosa accadrà tra te e lui? Una scelta? Allora, varie opzioni. A un certo punto, questa è la prospettiva lunga, non sarà possibile sapere, intuire, vedere l'esito, cioè passo dopo passo. Vivrete il qui e ora e cerchiamo di capire con che tipo di energia, senza però avere mai la certezza di una sorta di punto d'arrivo o di conclusione specifica, che non vuol dire né che si tratterà di una cosa brutta né che si tratterà di una cosa bella, cioè non possiamo fare grandi progetti. Quindi non c'è una realtà particolare che da qui a molto tempo verrà realizzata perché evidentemente la vita di tutti i giorni comunque vi inchioda alla vostra routine, ma sarà un continuo sceglierci. Quindi sì, è vero, non arriva quel cambiamento radicale, ma non arriva neanche il negativo. E le opportunità con gli alti e bassi del vivere, nascondono, portano, recano con sé momenti molto intensi e a volte anche qualche piccolo rischio. Quindi poi bilanciando le varie opzioni si resta un po', diciamo, nella media, quindi il che non è assolutamente male. Rimanere nel mezzo, nel giusto mezzo, come direbbe Aristotele, o in generale anche la centratura, no? Degli esseri spirituali. Fare gli alti meno alti e bassi meno bassi, l'euforia e l'abbattimento no, diventiamo persone mature che prendono tutti i giorni qualcosa di bello, ma ogni giorno nasce e muore con se stesso, quindi non appesantisce e non toglie nulla, non appesantisce il giorno di prima e non toglie nulla al giorno di dopo. Quindi, prospettiva di coppia alla luce del sole, a meno che non venga dato un taglio netto e concreto a ciò che è dietro le spalle, i sentimenti e le relazioni, ci vuole questo taglio. Allora, se non c'è questo taglio, che al momento, ripeto, in prospettiva karmica non vedo, ma prendiamo anche un arcano maggiore, ecco, senza questo taglio si continua e si continua per come state vivendo il presente. Però non è un no in assoluto, prendendo in mano la situazione razionalmente e praticamente si potrebbe ripartire assieme, ma bisogna davvero tagliare con tutto il resto. Solo che al momento non prendere in considerazione questa opzione è anche una forma di protezione, quindi timore di dover affrontare chi abbiamo a fianco. Però prendiamo un attimo un arcano maggiore e poi rifacciamo la domanda, ma nel periodo proprio presente, futuro prossimo, anche per capire i sentimenti. L'attrazione c'è e ci sono anche tanti pensieri, non solamente pensieri come preoccupazioni, sia chiaro, l'asso di spade, l'asso di bastoni. E vediamo un po'. Arcano maggiore, che cosa viene fuori? Il matto dei tarocchi, uno non basta. È la stessa identica per me risposta. C'è qualcosa che mi trattiene. E cosa trattiene? Il polpaccio. Le gambe sono la parte che non si vede. Cioè, paradossalmente, per muovermi e far evolvere la situazione, se non rimango sempre nel presente, devo scavalcare un ostacolo. Lo posso scavalcare mettendomi nella posizione corretta? Sì, ma se sto così, no. Quindi, l'asso di spade, l'asso di bastoni e nella carta del mondo il muro che lascio dietro di me. Cioè, vista da dietro, questa carta qui ci darebbe un corpo di cui non vediamo la parte di sotto, che ha già scavalcato l'ostacolo. Lo può fare in questo momento lui? No, non lo può fare. Storia ufficiale. Quindi, in prospettiva karmica, per questa specifica incarnazione è un ni
al momento più no che sì, perché non lo vedo stravolgere la sua realtà odierna, ma da qui all'immediato futuro cosa ci sarà e che tipo di energia avrete? Passione, cooperazione e collaborazione. Il lavoro, vedersi, strappare quei 5 minuti, ci guardiamo negli occhi, le persone intorno non sanno, ma noi comunichiamo solo con la presenza, perché noi abbiamo un progetto comune, c'è qualcosa che ci accomuna e gli altri non possono decodificare ciò che stiamo edificando, no? La pietra. E nelle architetture, nelle proporzioni, verità profonde ed esoteriche eterne. Noi parliamo guardandoci e nascondendo il nostro silenzioso dialogo alle orecchie e agli occhi degli altri. Beh, il futuro prossimo sarà comunque bello, di cooperazione, collaborazione, vicinanza, condivisione, è quello che provate. Dividiamo la carta a metà, è speculare e reciproco. Posto di lavoro, le occasioni migliori sono tutte lì. Ora, il nostro paggio di bastoni ci parla anche di una sessualità infuocata con questo deserto, una grande voglia, una persona assetata. Vediamo, ovviamente in senso buono. No, no, è valido per entrambi, cioè da qua non si scappa. Vi piacete tanto. I contatti proprio fisici, nonché interiori, spirituali, animici, telepatici ci sono e siete molto bravi perché? Perché voi alla luce del sole, con le persone intorno, non è che vi proprio nascondete, ma in maniera matura e saggia avete un linguaggio che non vi espone al pericolo, ma vi mette nella condizione di riuscire comunque a stuzzicarvi e giocare l'uno con l'altra. Cioè, complimenti perché è un approccio maturo che non hanno in tanti, perché a volte non si può vivere una storia alla luce del sole, si va in disperazione, no? Quindi o tutto o niente, ma il discorso di prima, la maturità di questa coppia è quello che abbiamo detto, nel mezzo, gli alti, meno bassi, siamo persone adulte, prendiamo quello che si può, ma in maniera costante, senza strappi, cortocircuiti, imprevisti, giorno per giorno, tanto la fine, la vita è la somma di tutti i piccoli istanti e vivere tanti istanti intensi vuol dire poi aver vissuto una vita intensa. Aspetto riscontro, un bacio, ciao.